Buongiorno a tutti, abbiamo Gabriele Pavanna, specialista dei prodotti Canon, che Buongiorno. collabora con la Canon da molti anni. Bene, senti Gabriele, intanto ti ringrazio, ringraziamo anche coloro che sono venuti stamattina e coloro che verranno anche pomeriggio, che tu non ti sei fermato nemmeno un attimo. Grazie a voi che ci ospitate. A chiacchierare e cioè spiegare. Bene, senti, allora, io non faccio le domande, diciamo, normali. Bene, cos'è che ti affascina tra i prodotti Canon uscita ultimamente, questi ultimi 2 anni? Quello che ti ha convinto veramente e personalmente, perché tu ami, no? Cioè, tantissimo Non questi. sarei qui. Certo. Di sicuro quello che io amo è la filosofia che c'è dietro a questi prodotti, non escono per caso e EOS R l'ha dimostrato, anzi non EOS R ma il sistema R. Difatti noi parliamo sempre di sistema R, non ci focalizziamo tanto sulla macchina quanto sull'intero ecosistema ed è quello che mi piace della filosofia Canon. E difatti gli ultimi prodotti che sono usciti mantengono, anzi non mantengono, oltrepassano determinate barriere di qualità. Io da questa azienda mi aspetto sempre qualcosa di innovativo, sempre qualcosa di più, sempre qualcosa dedicato alla fotografia, al fotografo. Ed è quello che mi piace del prodotto che poi quotidianamente uso anche per lavoro, come appunto EOS A proposito, che macchina stai utilizzando per il tuo lavoro? R. Attualmente utilizzo una 5D Mark IV e una EOS R. Le utilizzo affiancate, di solito le indosso entrambe. Nel mio settore, e l'EOS R sta piano piano sostituendo la 5D Mark IV, in quanto utilizzando i prodotti, perché comunque anche se li spiego, anche se posso avere delle formazioni a riguardo e delle direttive, comunque sono io per primo ad utilizzare il prodotto e cerco di passare la mia esperienza, che non è uguale per tutti, ma penso che la soggettività, se ben interpretata, possa essere molto d'aiuto e quindi sono per primo un utilizzatore. L'EOS R sta pian piano sostituendo la 5D nel mio uso. Sì, per tuo punto di vista, per tuo utilizzo, Sì. cioè dimmi, dammi 5 ragioni, diciamo, buone, per passare da 5D Mark IV a EOS R. Allora, Tuo punto di vista. sì, va benissimo. Il primo punto di vista è la qualità che posso raggiungere, cioè ho accesso ad un nuovo parco ottiche e già questo mi permette di aumentare le possibilità sia sul mercato sia anche di piacevolezza d'uso, perché poi devo essere io il primo cliente soddisfatto e quando io sono soddisfatto del mio prodotto so che posso soddisfare anche quello di un'altra persona. Quindi, primo motivo, accesso alle nuove ottiche. Secondo motivo, la compatibilità, quindi dei colori Canon, cioè meglio il mantenimento di uno standard di qualità, sempre elevato, in un sistema però mirrorless. Quindi adesso finalmente posso vedere l'anteprima di esposizione da mirino e quindi avere una standardizzazione dell'esposizione in un flusso di lavoro. Questo magari è un po' più generico come motivo il fatto che No, sia è mirrorless, però importante perché provenendo togli da 5D anche, sì. cioè, diciamo, perdita di tempo anche per post-produzione. Assolutamente, io ho delle immagini già esposte correttamente, mentre su un sistema reflex mi affido all'esposimetro, che potrebbe comunque essere affidabile più o meno, in una mirrorless vedo l'anteprima d'immagine, Certo. ovviamente se è attiva. Terzo, e non per questo non meno importante, l'autofocus. Il dual pixel di Canon mi permette di inseguire un soggetto e di metterlo a fuoco dove l'occhio non vede, dove io non vedo, l'EOS R tranquillamente riesce a mettere a fuoco. Quindi la possibilità di mettere a fuoco in condizioni estreme di luce nel mio lavoro mi è molto molto utile, mi è stato utile anche in casi studio adoperati con Canon, in alcuni scenari dove, senza fare nomi, eravamo in un tunnel dell'orrore, mettiamola così, e dove non si vedeva, quindi c'erano degli attori e il protagonista era l'utente, che aveva questa esperienza di horror dove gli attori non venivano visti. Io riuscivo dal mirino a vedere degli attori vestiti di nero nel buio, metterli a fuoco nero su nero. Questo mi ha permesso di, cioè, quell'evento mi ha permesso di capire la vera potenzialità di questo sistema. Oltre a questo, sempre basandomi sull'autofocus, ho come piano focale lo stesso piano di messa a fuoco, cioè il piano di messa a fuoco è lo stesso piano di immagine, pertanto non ho più
problemi di front o back focus, so che il piano di messa a fuoco è anche quello di immagine, quindi se ho messo a fuoco, se la camera mi dà la conferma di messa a fuoco, so che il fuoco è lì ed è preciso. Quindi aumenta la nitidezza, aumenta la prestazione dell'ottica, aumenta la precisione del fuoco, di conseguenza rispetto a un sistema reflex riesco ad arrivare a a qualità di immagini molto più elevate di prima. Sono arrivato a quanti? 3? 4? 3? Credo 5. Però c'è uno slot solo. Vero, verissimo. Però ho notato che spazio c'è. Spazio c'è nella, cioè proprio, ci può far stare. Sì, no, cioè aprendo quello sportellino c'è un altro spazietto e per poter mettere il secondo slot. Secondo me in futuro metteranno anche doppio chi lo slot. Sa, secondo me sì, perché non, cioè, io parlo cioè, con molto modo schietto, no? Sembra che avessero volutamente emesso uno slot solo. Questo sì. Non sarò io a dirvelo, ma potrebbe essere realtà. Comunque un prodotto che è un prodotto di inserimento in questo tipo di mercato. Sì. E in ogni caso non, Canon non ha puntato subito al professionista più sì, elevato, dicendo certo. Hai la 1DX, sostituiscila con l'EOS, certo. Assolutamente no, è un prodotto d'ingresso, ci sono tante altre cose che sono state aggiunte che hanno aumentato tecnologicamente questa macchina, c'è comunque la possibilità di avere un backup in qualche altra, sì. Altra maniera. Io ho questa sensazione, io non sono tecnico, quindi non posso dire con certezza, però sembra che il processore lavori molto bene ampliando il gamma tonale, mm-hmm. Cioè sembra che abbia più spazio respiro della gamma tonale della R rispetto a 5D Mark IV. Io sì. Sono appassionato, amante della reflex, cioè visione della reflex mi piace, e però effettivamente lavorando, come hai detto tu, fotograficamente riesco a ottenere, cioè questa sensazione, sì. Fotograficamente riesco a ottenere il risultato migliore pur utilizzando stesse ottiche della sì. EF-USM, non andando, cioè questi ultimi RF, che cioè questo è spaziale, cioè secondo me ha fatto un passo gigante grazie a questo nuovo attacco, sì. E sì. Il mirrorless gli ha permesso anche ai progettisti di, diciamo, proprio dare il massimo, cioè perché erano comunque limitati nel diciamo, progetto, perché poi se andiamo a 200, 300, 400, 500, 600, hanno tutto il spazio per poter fare, ma quando cominciamo a dire gli obiettivi focali standard o grandangolari, perché adesso io aspetto bravissimo. Che arrivino grandangoli pazzeschi, perché arriveranno sicuramente, perché questo è molto più vantaggioso. Vabbè, scusami che no, io, ma cioè, ci mancherebbe, hai detto delle cose parlo un giuste po' della sensazione da profano quasi. Però non si sarebbe potuto creare un 2870 F2, che respira tranquillamente, non ha delle zone limite, sta agevolmente all'interno. Cinematografico, e poi dual pixel gli permette di avere ancora più la bellezza. A proposito, visto che siamo qua, tu sei il diciamo specialista di dual pixel. Spiegaci un po' come funziona dual pixel. Lo spiego in modo molto veloce, sì. Che si possa capire facilmente. Sì. Dual pixel significa esattamente un doppio pixel, e entrando un po' nel tecnicismo, il pixel, che è quella parte del sensore adibita all'acquisizione della quantità di luce, ha una piccola microlente sopra, quindi oltre all'obiettivo, oltre alla luce che arriva dall'obiettivo, c'è questa piccola microlente che concentra la luce sulla parte fotosensibile del pixel. Il pixel è composto di più parti, ci sono degli amplificatori, dei collegamenti, delle connessioni e poi un'area fotosensibile. Questa area fotosensibile, diciamo, prendendo un pixel da solo, di solito è come fosse un occhio solo, non ha la profondità del soggetto, dell'ambiente. Sdoppiandolo
quindi mettendo due fotodiodi, mantenendo la stessa microlente davanti, ha un doppio punto di vista. Seppur miniaturizzato, seppur piccolo, è pur sempre un doppio punto di vista. Come il telemetro. Esattamente. Rangefinder. Super piccolo, sì. Ma questo è quello che permette ad ogni pixel di poter comprendere le profondità e le distanze tra i vari soggetti. Questo permette alla macchina di avere milioni di punti, di pixel che collaborano al sistema di messa a fuoco. Infatti in Canon non siano più i punti di messa a fuoco, siano le aree. 20 milioni, 30 milioni, 40 milioni di pixel che parlano. Esattamente. Il processore cerca di comunicare col più pixel possibile per comprendere durante la ripresa fotografica sia diciamo un canale manda l'immagine al mirino in modo che io possa vedere l'immagine, ma allo stesso tempo cercano di mettere a fuoco il soggetto riconoscendolo. E questo significa mettere a fuoco per fase e non più per contrasto, come avveniva con sensori non dotati di questo sistema. Questo permette una messa a fuoco fedele, veloce, prestante, a basse condizioni, a bassa luminosità. Questo è in sostanza il 2 pixel. Quindi io non ho più i punti, ma nello schermo ovunque posso toccare il soggetto e catturarlo. Infatti non c'è più uno schema di punti. In Canon ci sono delle aree, si parla di migliaia di aree, ma non più di punti, quindi ho un'area selezionabile e la sposto dove serve. Adesso nell'EOS R da qualche settimana è stato rilasciato un nuovo firmware che permette di aumentare agevolmente non tanto la velocità di messa a fuoco che già era elevata, ma il riconoscimento del soggetto. E quindi adesso riesce a, e l'ho anche provato ed è molto bello da vedere e soprattutto molto bello vedere una macchina che viene aggiornata, sembra che abbia nuova vita, riesce a riconoscere un occhio e riesce a scegliere, io posso scegliere in Canon quale occhio mettere a fuoco anche in messa a fuoco continua, anche da molto lontano, quindi anche su un 10% del fotogramma, quindi prima era impensabile. Quindi il sistema dual pixel è il vero cuore pulsante del sistema mirrorless Canon e mi sento di dire che è uno dei principali motivi per il quale mi affido sempre di più alla EOS R che alla 5D Mark IV, che comunque ha questo sistema, soprattutto quando si lavora in LeVIEW. La 5D Mark IV comunque ha 2 pixel, ma nella EOS R è stato evoluto al massimo delle sue potenzialità. Nella 5D Mark IV mi trovavo sempre più spesso ad utilizzare lo schermo e a lavorare in dual pixel. Mamma mia, che brutto! Infatti è scomodissimo a livello pratico, a livello diciamo ergonomico, però mi sono reso conto che lo facevo sempre di più perché più usavo la R, più mi abituavo a questo metodo, che è più usufruibile, e quindi la 5D Mark IV, piuttosto usare la LeVIEW, prendevo in mano direttamente la EOS R. Okay. Mi puoi parlare delle compatte? Perché a me piacciono davvero tantissimo le ultime compatte di Canon. Riferisci a G5, 7, G7? Sì. Allora, stiamo parlando di un segmento molto particolare di fotocamere. Questa è piccola, leggera, ma potentissima. Ed è per questo che sono compatte, sì. Prime. La filosofia è quella di poter dare comunque un sensore d'immagine che permetta una qualità sufficientemente elevata, nonostante la dimensione della camera, ma soprattutto una compattezza di ottica, quindi certo. Riesco ad avere un'ottica prime con diaframmi molto aperti su un corpo molto piccolo, chiaro tutto meccanizzato, però la sua compattezza sempre messa in relazione all'apertura permettono di creare una compatta prime. Dimmi cosa vuoi sapere in particolare, no, perché sono macchine molto... Tu la usi o non la usi? Io l'ho usata tantissimo e la uso durante i viaggi, tanto che a mio padre ho regalato appunto una G7X che ogni tanto gli rubo, per fare soprattutto vlog, soprattutto quando sto fotografando, facendo lunghe esposizioni magari durante la paesaggistica, voglio riprendere dei momenti anche per essere più veloce anche nei social, dal momento che la fotocamera sta sempre in collegamento, sì, col telefono, scatto e mando. Quello che noto backstage è la efficienza dell'esposimetro, anche con la luce è molto difficile, parassite o eccetera, anche luce neon o artificiale misto,
sia white balance sia anche punto di vista come esposizione, è talmente viene corretta che fa paura, ma fa veramente paura. Questa fatta attenzione per essere proprio veloce e senza nemmeno pensarci nulla e che venga molto bene, no? Cioè la fotografia. E è un bel momento, cioè quando arriviamo a questo livello, cioè spesso volentieri sì, lascio la macchina reflex, cioè porto via, cioè questa, anzi ce l'ho sempre in borsa, cioè questa è... il concetto è esattamente quello, sì. Non rinunciare alla qualità, sì. Ma avere la portabilità di una macchina. E poi stampando anche una dimensione abbastanza importante, non sfigura nulla. Cioè una cosa impressionante, alla fotografia. Alta questa tecnologia, alta qualità. Allora, l'ultima domanda, scomodissima, Se dovessi scegliere una macchina fotografica non Canon, cosa prenderesti? Non esiste niente di fuori di Canon. Cosa ti aspetti da me? Vado in giro col giubbino Canon? Bravissimo, benissimo, va bene, va bene. Cioè potevi dire, non so, un Nikon D5, una Panasonic, una Leica, una Olympus, una se sono Fuji GFX 100. Se sono qui è perché ho un credo e sono fiducioso del sistema. Dietro ci sono delle menti veramente eccesse, non sono persone a caso che studiano determinati prodotti. Gabri, vorresti una Rolleiflex biottica in regalo? Va bene, va bene. Il mio museo a casa potrebbe crescere, perché no? Bene, bene, bene. Comunque ti ringraziamo tantissimo. Grazie a voi anche che questa ci intervista. E sei stato veramente anche utile, cioè, oltre alla tua simpatia. Grazie. Mi fa piacere. Grazie a voi.